Buongiorno, bentornati. Era partito come un video, mi preparo con voi, poi mi sono detta, Alessandra, è sempre il solito trucco, ma che cosa devi far vedere? Niente. Quindi, che poi il trucco nel frattempo, ho fatto solo il trucco occhi e è cambiato, perché volevo fare il solito trucco, quello dell'ultimo video che ho fatto. Poi in realtà ho cambiato matita, per cui ho utilizzato una pastello e ho utilizzato terra. Se a qualcuno dovesse interessare, questo è il colore di terra, quindi è questo bronzo, non so, questo marrone bronzo, non ho idea. Quindi questo qui è il colore di terra. E sulla piega, oltre a utilizzare i colori della Naked Basics, quindi Walk of Shame, quello chiaro, e Naked sulla piega, ho utilizzato anche, vedete, ci sono questi brillantini, perché ho utilizzato anche un colore della Undress Me Too di MUA, che è una palette che io ho comprato al Cosmoprof e che ho utilizzato solo un paio di volte, ed è questo qui. Quindi ci ho dato una giusto, oh, mettimi a fuoco, una passata sulla piega, e questo colore si chiama chi sei tu? 1, 2, 3, 4, Fiery. Sì. Lo scopo di questo video è il farvi vedere le matite, le pastello di neve. Allora, io come pastello occhi ne ho tre. Quindi, visto che vi ho fatto vedere questa, ora vi faccio lo swatch di terra. Terra è l'ultima pastello occhi che è uscita. Dove diamine ve le faccio vedere? Qui. L'ultima pastello occhi che è uscita insieme a Cielo della collezione Quetzalcoatl, che è una collezione che a me è stata regalata per intero da Marcella, la proprietaria della profumeria Easy Beauty dove vado io. Quando appunto abbiamo fatto quel piccolo incontro, lei alla fine mi ha regalato tutta la collezione. Questa è terra, però aspettate, vediamo un po'. Cambiato tutto, è molto. Allora, vabbè, questa è terra, quindi per chi volesse vedere il colore, volesse ancora acquistarla, insomma, questo qui è il colore. Molto bella, è morbidissima, quasi fino all'eccesso. Infatti, oggi io mi auguro che con il caldo bestiale che c'è, non mi si stampi sopra nel giro di un paio d'ore. Ho cercato di mettere sopra la riga di matita giusto poco di polvere di quell'ombretto della MUA che vi ho fatto vedere prima, ma giusto un'idea, quindi non so. Come pastello occhi io ho anche Cielo, quindi la turchese che è uscita. Non ce l'ho qui in questo momento, quindi non ve la posso far vedere. Comunque, insomma, lo sapete, non è proprio un colore sul quale c'è scritto il mio nome, non fa parte di me. Tra l'altro, le ultime pastello, come ormai tutte sanno, sono molto più lunghe rispetto alle vecchie. Tant'è che io ho melanzana, che è vero, ho utilizzato abbastanza, ma comunque insomma, la differenza tra le due è notevole. Come melanzana faceva parte ancora delle vecchie pastello, e quindi quel. Brava, brava! La punta sul tavolo e la punta l'avevi appena fatta. Ma che diamine! Bene, punta rovinata, ok. Melanzana è un altro colore, io l'ho comprato in inverno. Se sentite rumori, ci sono lavori fuori, quindi. La punta sì, vabbè, è sciolta, quindi insomma non è che possiamo vedere chissà che. Quindi questa qua è melanzana, che è molto bella. E ora passiamo al vero. Melanzana, secondo me, ha una specie di base nera, poi c'è il viola e poi sopra ci sono anche delle leggere iridescenze, viola un po' più chiaro. È proprio bella, peccato si squagli.
E quindi insomma, vabbè, il solito problema delle pastello. Poi, dicevo, perché ho voluto fare il video sulle... in realtà volevo fare un video soltanto sulle ultime due pastello, ossia Aragosta e Conchiglia. Aragosta e Conchiglia mi sono state regalate da Alessia, le donne vengono da Marte, ma bella! Che lo sapete tutte naturalmente, ha la sua profumeria, bioprofumeria a Roma, Effetto Bio. Insomma, io ho un'amica che abita a Roma che è andata nella sua bioprofumeria, si sono conosciute, e Alessia, appunto, tramite lei mi ha mandato questo regalo, cioè le ultime due pastello. Quindi io volevo fare un video di applicazione sulle due pastello. Poi ho detto, ma sai che c'è? Nei poche di pastello fai direttamente un video sulla. Swatch applicazioni di tutte quante, così magari può tornare utile a qualcuno. E l'ho voluto fare anche perché ho visto l'ultimo video di Lolla, la prova su strada che ha fatto con Conchiglia, e onestamente ho sentito la necessità di intervenire. No, intervenire nel senso che causa luci, perché è l'unica cosa possibile, il colore di conchiglia è venuto completamente falsato. Io avendo conchiglia e avendo ben presente quel corallo sulle mie, che ovviamente a seconda delle labbra può cambiare, è logico. Io intanto vi preparo gli swatch. Ovviamente il colore può cambiare, ma lì non era questione di swatch sulle labbra, era proprio questione di colori falsati, quindi probabilmente di impostazioni della videocamera. È venuto fuori un colore completamente diverso, ma veramente ragazzi, è completamente diverso. Cioè, io non ho sfilata, che è l'amaranto, ma francamente assomigliava più a sfilata che non al reale colore. Di Aragosta, e quindi insomma mi è sembrato giusto, specialmente per chi non ha la possibilità di andarsele a vedere in bioprofumeria o come me, oltre alla bioprofumeria Daisy Beauty, è normale che possa essere utile una comparazione. Allora, io di pastello non ne ho tante. Ma comunque, oh, insomma, qualcuna ce l'ho e ci tenevo a farvela vedere. E poi, tra l'altro, oltre al colore falsato, non si percepiva neanche la cosa peggiore di cui lei ha parlato, cioè la satinatura. Satinatura che già ha iniziato ad essere presente con la pastello Amore che io ho, e che con Aragosta ha proprio raggiunto i massimi livelli di vecchiezza. Allora, queste qua sono le mie pastello, potete subito individuare Aragosta, che è questa, la seconda. Allora, qua abbiamo teatro. Ok, allora qua abbiamo teatro, che è questa rossa, si rimpicciolisce perché teatro io la uso con molto piacere. Quindi rosso, un rosso freddo su base blu, molto bello, un rosso estremamente classico. Niente da dire su teatro. Poi abbiamo, eccola qui, lei è Aragosta. Già da qua io la vedo, insomma, scusate, guardo l'anteprima, già da qua si vede che è un corallo e che vira l'aranciato, ma per forza un corallo vira l'aranciato, a meno che sia un corallo rosato. Cioè, da qua la vedete, lei è Aragosta. Se io mi avvicino, vedete la satinatura che si vede parecchio sulle labbra, sulle mie labbra si vede moltissimo, tra l'altro. E quindi questo è l'effettivo colore di Aragosta. È aranciata? Sì, è aranciata, non si può dire il contrario, ma io la volevo proprio per questo motivo. Sono andata a vederle io dal vivo, e sinceramente l'acquisto di Aragosta poi mi è stata regalata, quindi mi è stato detto non comprare assolutamente matite e labbra. Quindi io non l'ho comprata e francamente non so, dopo averla vista in negozio, se alla fine, scusate,
ho il ventilatore ti secca la gola da morire. Non so effettivamente se poi l'avrei acquistata, proprio perché è molto satinata, e poi ve la faccio vedere sulle labbra. Al terzo posto abbiamo Fenicottero. Fenicottero è lei, ma teatro ve l'ho fatta vedere, vabbè, teatro è lei, rosso, rosso classico. Consumata e consumata è anche Fenicottero. Fenicottero è lei, la fucsia, un acquisto, io l'ho detto più volte, diciamo che insomma avrei probabilmente evitato, ecco, diciamo che tornando indietro Fenicottero non la ricomprerei. Fenicottero è questa qui, vedete la differenza tra i due colori di prima, cioè quello sopra e quello sotto. Abbiamo teatro che è palesemente opaco, Aragosta che è palesemente satinata, Fenicottero palesemente opaca, e sotto abbiamo Amore che è palesemente satinata anche lei, anche se un pochino meno, probabilmente dipende anche dal colore, però comunque questo è Fenicottero, un fucsia che su di me risulta molto chiaro, su di me secondo me si schiarisce, perché io l'avevo comprato sicuramente perché lo vedevo tanto sulle labbra di Lolla anche, ed era questo colore, questo fucsia bellissimo, poi erano i primi approcci l'anno scorso al fucsia, e l'ho acquistata. Su di me però è troppo chiara, non è che non mi piaccia, però ecco, non mi fa impazzire, non tanto da dire che bello, quando finisce la ricompro, non credo. Poi dopo Fenicottero abbiamo essa che è Amore. Allora, Amore, altro colore assolutamente discusso, tanto quanto sarà discusso Aragosta col tempo, ne sono sicura. Amore è un'altra che o ti piace oppure proprio non ti piace, secondo me non c'è molto via di mezzo. Amore Pink è uscita insieme a Psiche, e c'è chi la definisce un nude, su di me non è un nude perché comunque è un po' più scura delle mie labbra, anche per me, anche perché se io parlo di nude, per me i nude sono loro due, cioè i nude, quelli a nulla labbra. A me piace così, so che non mi dona particolarmente, non è un effetto che ai più piace, però se io penso a nude, penso a quello, penso a uno a un, gli occhi carichi di colore scuro e alle labbra mortifere, quindi a me piace così. Amore vista così è un colore che mi piace, infatti quando uscirono Amore Psiche io le vidi entrambe, scelsi Amore sbagliando, perché sulle mie labbra mi fa un effetto leggermente vecchio, è un effetto di, è un color carne, carne nel senso di carne cruda, non lo so, ha quella leggera satinatura che fa un po' vecchio, ed è un colore che non amo particolarmente, non mi ha entusiasmato, tant'è che poi arrivo il regalo Psiche per San Valentino, e Psiche è l'ultima. Psiche è l'ultima che è opaca, decisamente opaca. Psiche, quale sei? Io vi confondo ormai, ok. Psiche è questa qui. Il tappo non rispecchia il colore suo, vedete, è l'ultima. Non c'entra assolutamente niente, perché vedendola così sembra una specie di beige marrone, ma in effetti Psiche è beige, vero? Sì. E il colore questo qui è Psiche. Poi ve la mostro perché penso sia interessante vedere l'effetto, specialmente l'effetto affiancato a Conchiglia. Conchiglia è l'ultima, quindi insieme ad Aragosta è uscita Conchiglia, che si chiama Nude, e Conchiglia appunto è questa qui, estremamente chiara, come vedete il tappo non c'entra nulla con il suo colore, ma comunque questo qua, questo nude, che ripeto, o vi piace come piace a me l'effetto a nulla labbra, altrimenti ovviamente non vi può piacere una cosa del genere. Io partirei con lo swatch proprio, non so se riuscirò, per una questione di tempo, di memoria, non so se riuscirò a farvi tutti
Beh, proviamoci, se no poi non la finiamo più. Allora, iniziamo con conchiglia, quindi con questo colore qui che è il più chiaro. Tu sei conchiglia, sì, per una questione di tempo io stoppo e vi faccio vedere poi direttamente il colore indossato. Allora, i cadaveri sono arrivati. Dunque, mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Tenete conto che io non ho niente, non ho base. Non ho base, la luce che arriva da fuori, nonostante qua voi vediate buio, la luce è molto forte, quindi il colore effettivamente dal vivo è meno peggio, ecco. Si vede molto lo stacco in anteprima, si vede molto lo stacco con il colore delle labbra all'interno, quindi sappiate che non è poi così tremendo. Non ho base, quindi la pelle insomma è nature quella che è, quindi senza fondotinta, senza terra soprattutto, e quindi insomma. Allora, ma la luce, ma perché? Andava così bene. Mi sa che devo stare così lontana perché se mi avvicino si scurisce molto. Allora, questa è conchiglia. Questa è conchiglia e ovviamente è un colore molto difficile da portare perché, ripeto, questo è probabilmente il più chiaro tra tutti, mamma mia sta sedia, tra tutti i nude delle pastello, questo è probabilmente il più chiaro, può fungere bene come base, ovviamente secondo me a pochi incarnati può stare bene soltanto lei, quindi come rossetto. Io penso che sopra aggiungerei un po' di gloss nude, non trasparente, un gloss nude, quindi leggermente colorato, oppure un pochino di rossetto di quelli molto sheer, sempre nude, tipo quelli vecchi di Essence, quindi la utilizzerei così. Comunque, niente, a me piace, naturalmente mi piace non con un trucco del genere, perché sembrerei veramente uscita dalla tomba, ma con qualcosa di molto molto forte sugli occhi, come piace a me. Poi ripeto, sono questioni di gusti, non ci possiamo fare niente. Prossimo colore. Eccoci, il prossimo colore è Psiche. Psiche è questo colore qui. Ok. Vabbè, tenete conto, ripeto, che Psiche è praticamente quasi uguale, scusate, è quasi uguale al colore delle mie labbra, quindi è forse leggermente più chiaro, quindi io con Psiche mi ci trovo benissimo. Diciamo che tra le pastello, forse insieme a Teatro, perché Teatro è rosso, quindi io ho rosso nude, sono le mie preferite, sono i colori con cui io mi sento più a mio agio. Ma mi metti a fuoco? Perché? Dai, così finiamo! E quindi questa è Psiche. Sì, il beige, ok? Quindi questa qua. Ve la faccio vedere un'altra volta, quindi abbiamo fatto prima conchiglia e poi Psiche. La prossima. E dopo Psiche arriva, sta registrando, sì, arriva Amore. Amore che, vista dall'anteprima, mi piace, vista dal vivo continua a non piacermi. Ripeto, non ho una base ancora, quindi la la la, però Amore era pink, ma la luce zero, no. E niente, no, devo stare così, è inutile, non mi devo muovere. Quindi questo qua è l'effetto di Amore. Io non so se si riesca, vabbè, poi l'ho messo ovviamente l'ho messo uno schifo perché sta fuori dai bordi, ma non è quello l'importante. L'importante è che muovendo oltre la satinatura naturale del mio viso struccato, voi riusciate a percepire anche le, se ci mettessi a fuoco, Santa Maria, percepire la satinatura del leggera, perché questa è veramente leggera del colore. Insomma, questa è Amore, che a me non tanto.
E dopo Amore è messa molto male, perché vado sempre più di fretta, c'è Fenicottero. Fenicottero che... vediamo un po' di trovare la sistemazione della luce, ok? Alessandra, stai ferma così. Che su di me risulta particolarmente fluo, quindi una sorta di tra rosa shocking e rosa Barbie. Nel senso, ha un colore eccessivamente fluo che non mi fa, non mi ha fatto sbarellare per questa matita, perché me l'aspettavo come da tappo più scura, un fucsia un pochino più profondo. Però è una buona matita, perché comunque è molto confortevole Fenicottero, così come Teatro. Sono due matite molto confortevoli, quindi la resa di queste due mi è piaciuta molto. Ovviamente anche Amore lo è. Aragosta l'ho provata solo due volte, quindi non vi so dire, ma poi ne parleremo. Psiche, Conchiglia non l'ho ancora messa, se non in casa o con, nel video con voi per prova, ma non l'ho ancora messa. Mentre Psiche, ovviamente a causa del colore, è da controllare. È una matita che è un colore, un beige, che richiede un pochino più di attenzione. Infatti io poi ci metto un rossetto sopra spesso, o comunque del burro cacao, comunque la controllo, perché quel nude può se va a seccare un po' le crepette magari, quindi sulle mie labbra, che si seccano molto in fretta, quindi insomma è un colore che, ma io già so che devo andare a controllare, nonostante, come ho detto prima, sia uno dei miei preferiti. Via al prossimo. E poi c'è la matita, questa è proprio bellissima. Lei è Teatro ed è un rosso freddo, anche se in anteprima può sembrare aranciato, ma io vi assicuro che di aranciato non ha assolutamente nulla. È un rosso classico, un rosso freddo, che è un rossetto, non è una matita, questo è un vero e proprio rossetto, perché è un colore eccezionale, nel senso, oltre ad essere, vabbè, un colore bellissimo, perché io amo il rosso classico, per cui per me è un colore bellissimo, così come tanti altri. La particolarità di questa matita rossetto è la stesura. Riuscite ad essere precise, perché ovviamente la mina è piccola, è quella di una matita e si tempera abbastanza facilmente, quindi la punta riuscite a farla, come un po' in tutte le pastello, a farla abbastanza bene. Si stende, che è una meraviglia, si stende dando un colore pieno su tutte le labbra, e questo sicuramente è merito del colore. Anche Fenicottero è abbastanza... allora, a livello di stesura io metterei... questa al primo posto, quindi Teatro al primo posto, Amore al secondo, perché anche Amore si stende molto bene, Fenicottero al terzo, i nude, Conchiglia forse si stende un po' meglio di Psiche, però effettivamente essendo due colori molto chiari, Conchiglia specialmente non può dare lo stesso effetto omogeneo che vi dà un rosso sulle labbra. Aragosta è più difficile sulle mie labbra. Ora ve lo faccio, l'applicazione ve la faccio. Oh, si è interrotto il video. Vabbè, l'applicazione di Aragosta ve la faccio in diretta, perché ci tengo, perché tanto è il colore più controverso, è il colore più è il colore del momento. Per quanto riguarda i rossi, dato che quest'estate dovrebbe andare, poi io in realtà ancora non ne ho visti tanti, dovrebbero andare le Orange Lips. Tra l'altro io dovrei fare il video, da un mese e mezzo che devo fare sto video sui rossetti, insomma sulle sfumature aranciate e sugli arancioni, ma ancora non ci riesco a farlo, quindi vabbè. Sappiate, tenete conto che se c'è Teatro con appunto questo rosso su base blu, esiste anche Peperoncino, una matita di cui nessuno parla mai. Io non so per quale motivo, io Peperoncino non ce l'ho, quindi non vi so dire. Io metto un po' di fondotinta minerale qui sui bordi, perché non vorrei che rimangano in qualche modo colorati. Base di burro cacao, che io metto sempre sotto le pastello, sempre. Ok, quindi sappiate che esiste anche il rosso aranciato, che è Peperoncino, così per dire, come se voi non lo sappiate già meglio di me. Arriviamo a noi, arriviamo ad Aragosta.
Io l'applicazione la faccio da qui, dal mio specchio, quindi non pensiate di vedere chissà che, però vabbè. Lei, Aragosta, lei. Se andate fuori dei bordi con questa, la satinatura spicca ancora di più sulla pelle del labbro superiore rispetto del baffo, insomma, non so come dire, rispetto alle labbra. Quindi assomiglia a uno di quegli smalti anni 90 da Cioè, tipo, no? Ecco qua, ho sbavato. Allora, non mi dite che il colore che, cioè, che vedete qua è uguale a quello del video di Lolla o di tante altre foto che ho visto. Io, per carità del cielo, non ce l'ho con Lolla, anzi, a me piace tantissimo, però effettivamente il colore è diverso. Il colore è arancione, cioè non mi dite che questo non è un colore arancione, perché guardate la satinatura. Denti gialli a manetta, perché ovvio, cioè, io non ce li ho bianchi poi, quindi figuriamoci. Colore difficilissimo, ragazze mie, difficilissimo da portare, difficilissimo, già di suo è un bellissimo colore. Se fosse opaco, a me piacerebbe molto. Io gli rossetti arancioni aranciati li metto, non me ne frega niente se non ho i denti bianchi, altrimenti me ne sto chiusa in casa, non esco più, non faccio più niente. Quindi io li metto senza problemi, però effettivamente questa satinatura, a mio avviso, se la sarebbero dovuta risparmiare, perché perché sì, perché lo sai che è un brand giovane, che viene acquistato da persone che, dai su, io non ci credo che alla maggior parte della gente questo colore satinato piaccia. Secondo me, fosse stato opaco, sarebbe apprezzato molto di più. È un colore difficile, ha tutte queste iridescenze argentate, ogni tanto mi sembrano dorate, giallastre. Io veramente non... A seconda di come batte la luce sembrano delle satinature argentate, a seconda di... sembrano dorate. Comunque la satinatura, per quanto mi riguarda, è tremenda, quindi niente di personale, ma è tremenda. Ed è un colore che di giorno, proprio a causa della luce, secondo me è più difficile da portare, quindi la sera si riesce, ecco, a camuffare molto meglio. Volevo farvi vedere un'altra cosa, e cioè che quantomeno esiste una borsa da abbinare. Allora, questa è una borsa che io ho preso... si vede com'è fatta, penso di sì, che io ho preso ai saldi di Pull & Bear, ed è una borsa grande, vedete, ha queste tutti questi ricami qui, tutti questi disegni in rilievo, questi intrecci nei manici, e poi il telefono. In diretta, così, stoppato, non ho neanche messo stop qui perché sono una scema. E poi ha questo bottone, non ha tasche all'interno, assolutamente niente, però costa, mi pare, 12,90, insomma, in saldo da Pull & Bear, quindi questa è l'unica cosa che io abbia comprato con i saldi finora. E comunque avete la borsa abbinata al rossetto, così. Via la borsa, io devo andare a fare la mia telefonata. Ciao, fatemi sapere se avete queste pastello, cosa ne pensate, la vostra classifica... Come si spegne? Qui, da dietro. Ciao!